Il profumo e la parola caffè evocano situazioni dolci della propria vita, perché sono le situazioni dolci dell'infanzia in cui il mondo è tutto rosa, in cui si vive in un mondo protetto e pieno di amore e di affetti, quello dei familiari. In Guatemala, in Costa Rica, in Brasile, in Etiopia, in India, le piantagioni sono luoghi bellissimi, sono dei paradisi di pace, di silenzio, di aria pulita. Queste culture che si fondono, quelle dei paesi consumatori assieme a quelle dei paesi produttori, danno luogo a ogni possibile storia da poter raccontare. Thank you.